ci vorrebbe insieme al sindaco almeno una persona che ci sia, che no no, ma infatti aspettiamo un attimo, aspettiamo l'organizzazione, direi che diamo il via ufficialmente. Nel frattempo, la barca che porta il sindaco di Voglia. Voi appena detto qualche, diciamo, qualche autorità, diciamo così, ti faccio subito, intervenire, va bene? Sarà lei che ci, in qualche modo ci schieranno a Bodio per capire quello che poi accadrà quando arriviamo qua. Allora, invece il compito vostro è di raccontarci appunto quello che vedete lì e quelle che sono... Per fare quelli, noi siamo della radio... Stiamo cercando di farlo, se. Stiamo cercando di farlo, sì, abbiamo i nostri pass, abbiamo tutto quanto, abbiamo anche il logo della radio che è visibile nelle nostre magliette, quindi proviamoci. Intanto, qui invece su... Una grandissima, attraversato un grande evento. Allora, a parte il discorso istituzionale, la Schiranna, cosa ci raccontate? Allora, qua, ripeto, è pieno di gente e sono tutti molto emozionati. Volentieri, stiamo cercando infatti la postazione adesso in questo momento e ci avvicineremo assolutamente, così vediamo se riusciamo anche a beccare la nostra sciarpa. Dunque, posso dirvi che ho lasciato un'atmosfera bellissima, splendida, un sacco di energia. Non avevo mai visto la Schiranna così allestita con questo. Sì, adesso ci attiviamo assolutamente, siamo già chiedendo, quindi non vi preoccupate, tra poco vi faremo tutta la... Nessuna imbarcazione. Ok, vediamo adesso se questa cosa. Intanto prima di collegarci, allora cominciamo a far parlare qualcuno, vediamo un po', prendiamo questo signore qua, possiamo farlo parlare? Radio Mille Smetto, allora lei è? Alberto, pronto a fare la traversata? Una distanza breve, media, una distanza breve, si può fare, questo è... Non è un video, perché lo dice con una sicurezza, ma veramente, faccio un allenamento particolare, che lo faccio al meglio. E intanto sta continuando ancora la parte conferenziale, diciamo così, del gazebo gigante, e insomma c'è tanta gente che sta aspettando. Allora, va bene, intanto dalla Schiranna vi salutiamo, grazie per adesso, grazie mille, rimanete lì. Allora, noi rimaniamo a Bodio a questo punto, avvistiamo una bandiera bellissima che ci ha attraversata. Ma ci troviamo, noi siamo la fantastica perfetta, quindi noi dobbiamo trovare sempre più marchi di me, la socia che siamo ancora per la perfetta oggi. Questa è una storica, insomma? Sì, perché è storica, l'idea di bagnarsi nel lago di Varese è un evento, magari è per quello, diciamo così. Magari... Storica, grazie! Dove vai? Aspetti! Aspetta, no, vai dietro, che è stata la croda della partenza, e poi avremo ragazzi invece quelli Luca e Alessandra che ci relazioneranno sul fatto di quando ragazzi arriveranno dall'altra parte del lago. Dobbiamo uscire, cosa è il numero di profano? Abbiamo fatto la La C è tornata. Sì, che bello, sono arrivata. Ciao. Ciao. Intanto, tu sei andata alla Schiranna stamattina? Dai. Bellissimo, Schiranna. Le cose che tutti gli organizzatori, Zevi,
donazione del sangue. E viva Peron! Ho potuto ammigliare un po' Buongiorno a tutti, allora qua è bellissima la situazione, no, però di gente. Ci sono un sacco di persone in bici e ci sono tantissime personalità. Tra due minuti tra l'altro potrei parlare col sindaco Galimberti, quindi mi raccomando rimanete qui perché siamo carichi. Allora, facciamo una cosa Alessandro, quando avrai Galimberti ci interrompi al volo, siamo nell'imminenza della partenza dei primi in acqua, i primi partecipanti di questa pronunciata stanno muovendo adesso la terra bracciata mentre si stanno avvicinando diciamo a gruppi i secondi neri. Gliaraschi, tre anni fa abbiamo detto è arrivato un momento grazie soprattutto alla buona politica. Si è deciso di dare una... Sì, questo è un progetto di, che ha una valenza ambientale, di sostenibilità e che responsabilizza tutti quanti noi a garantire i livelli di qualità dell'acqua e i livelli ambientali che circondano così com'è. Stanno arrivando alla buona. Allora, non possiamo dire che migliorare l'ambiente è vero che costa, ma in realtà è un investimento per il futuro. Il tempo, per tanto tanto tempo si è portata proprio, chiamiamolo così, sul muretto, sul primo scoglio, abbiamo di scoglio lì. Qui si c'è tutto, ci sono più vini, ma ci sono anche i pesci di per Baglio e pochi hanno avuto la fortuna. E... Ma no, guarda che merda che è messo! Ma 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 che è messo!